visto preparare una ricetta in TV in La cucina di Tada e vorresti provare a rifarla? Niente di più semplice. Premi freccia su ed entra nella sezione dedicata alla cucina. Metti in riproduzione il filmato e buon appetito! Tada! Non te lo aspettavi, eh? Anche da quest'ora, dalle ore 19, per aprire la nostra terza parte di Tada, dedicata alla cucina, oggi in compagnia del nostro chef all'occasione. Chef all'occasione, quando, come la scorsa volta si diceva, Giovanni senza Ivan. Giovanni senza Ivan. Che lo salutiamo, perché ci sta seguendo. Lo salutiamo tanto, ci sta seguendo da casa e ha fatto un piccolo... A lui cuore sì. A lui cuore sì. Anche a te. No, guarda, è finita qui. Iniziamo malissimo. Possiamo chiudere? Ciao. Come stai? Sto benissimo, ora che ti vedo pure bene. Grazie. Puntata molto interessante. Anche perché siamo in ottima compagnia. Esatto. Di Monica, Monica Guidi, del consigliera CDA Fondazione Carnevale di Viareggio. Esatto. Benvenuta. Grazie di averci invitato. Compagnia anche di due maschere meravigliose. Le maschere del Carnevale di Viareggio, Burlamacco e Ondina. Perché siamo alle porte? Siamo veramente molto vicini. Quando inizia, quanto dura? Poche ore, tra due giorni inizia il nostro Carnevale, che è la 150esima edizione. 150 anni! E si svolge, sì, e si svolgerà per tutto il mese di febbraio, quindi dal 4 di febbraio fino al 25 febbraio Viareggio è non festa, ma una grandissima festa. E quindi a tal proposito noi oggi cucineremo le frittelle di carnevale. Esatto, le frittelle di carnevale, perché dopo la difficilissima pasta al pomodoro... Di due settimane fa abbiamo alzato l'asticella. Eccoci. Tutti mi chiedono la pasta al pomodoro della Carlotta e adesso la Carlotta ci delizierà con le frittelle di carnevale. Non so da dove iniziare. Vieni. Bene, ma non benissimo. Quindi, intanto diamo gli ingredienti, ci sono o non ci sono? Ci sono gli ingredienti. Vai! Abbiamo due uova, 75 g di zucchero, 200 ml di latte, 280 g di farina, mezza bustina di lievito in polvere, un cucchiaio di scorza di limone, un pizzico di sale e olio per friggere. Olio di arachide. Arachide. Cubi, quanto basta. Quanto basta. Quindi. Che io già ho iniziato a far scaldare. Sì, vediamo. Quindi? Dobbiamo iniziare. Iniziamo. Vai. Giovanni, perché? Iniziamo, se ci prende l'ansia per i tempi. Ah no, E quindi evitiamo. Allora, iniziamo con lo sbattere d'uova. Ok, chi ci pensa? Ci pensi te? Guarda, la parte iniziale fammela te perché sei più brava di me. Ok. Allora, due uova. Due. Una è andata. Allora, iniziamo con due uova. Poi ovviamente poi, Monica, vogliamo sapere tutto e anche perché per questi 150 anni immagino che sarà ricchissimo il programma di questo mese che riguarda il carnevale. Esatto, un programma veramente, veramente ricco, al di là del divertimento che si ha quando si viene al nostro carnevale. Abbiamo una serie di appuntamenti e di eventi che fanno invidia a qualsiasi grandissima manifestazione. Eventi sia culturali, eventi di musica, abbiamo concerti. Abbiamo appunto i concerti che si protraggono, diciamo, nelle serate dei corsi, per cui chi viene al nostro carnevale allungherà comunque la giornata nel divertimento con diciamo assistendo a concerti di DJ. Abbiamo la radio M2O che farà due concerti in Piazza Mazzini, poi abbiamo il concerto degli Extra Liscio che quest'anno hanno composto la canzone ufficiale del nostro carnevale proprio. Fantastico. Per 50 anni. E quindi questi sono, diciamo, appuntamenti che sono non ben accetti e ben accolti, ma il pubblico è entusiasta. Sono già blocchi in attesa della... Aspettiamo. Sarà presente Lube. Saremo presenti. Certo, in Piazza Mazzini abbiamo la Lube come main sponsor con il loro track Hospitality. Addobbato a festa. Addobbato a carnevale, certamente.
aspetta, Monica, allora, che questo è un passaggio clou. Vi vedo un attimino in difficoltà. Spieghiamo cosa è successo nel frattempo. Abbiamo messo due uova, un pizzico di sale e lo zucchero. 75 grammi. Adesso andiamo a incorporare mano a mano la farina. Vai. Facciamo una cosa. Questo, mentre Monica... ti osservo. Brava, lo so che ti poi osservo, alla fine mi... ti passo un po' di energia positiva. ci vuole, vero? Il setaccio della farina è sempre un momento particolare. Difficilissimo, vero? Tra l'altro avevo questo qua piccolino, quindi va bene così. È perfetto. Quindi adesso andiamo a incorporare 280 grammi di farina e, prima che me ne dimentichi, anche gli 8 grammi di lievito per dolci. Ok. Facciamo così. Tutta quella farina? Sì, questo è già... Siamo sicurissimi. Sicurissimi. Guarda, io farei una cosa, se... Nulla. Che cosa? Se continui tu. Io? Vai. Perché visto che vi siete di nero... Quindi musica, concerti... Senza contare ovviamente i grandi, grandissimi ospiti che sono sempre i nostri maestri. I nostri maestri sono gli ospiti d'eccezione del Carnevale di Viareggio. Maestri carristi sono veramente degli artisti a tutto tondo, sono... Quanti carri? Sono tanti carri, sono 9 carri di prima categoria, 4 di seconda categoria, poi abbiamo le mascherate isolate, le mascherate di gruppo che sono in 9, e ancora 9 mascherate isolate, dove le mascherate isolate, diciamo, sono la categoria dei giovani, sono coloro che sono le nuove promesse, sono la primavera, no? Perché sono coloro che si avvicinano al carnevale partendo proprio dalle maschere isolate e poi piano piano con l'avanzamento e la retrocessione dei vari trienni, se sono bravi si piazzano bene e al triennio successivo passano di categoria fino ad arrivare appunto a diventare i maestri carristi delle grandissime opere di prima categoria. E i carri si differenziano in base alle misure, alle grandezze, no? Esatto. Prima e seconda. Sì, sì. Abbiamo i carri, noi li chiamiamo i carri grandi, che sono veramente giganteschi, sono mastodontici. I carri piccoli, quelli che per noi sono carri piccoli, in realtà sono carri grandissimi, ma li chiamiamo i carri piccoli, sono leggermente più bassi, un pochino più stretti, ma sono veramente delle opere anche loro. Quindi quelli grandi. Quelli grandi sono enormi. Sono proprio wow, ecco. Sono veramente belli. Chi assiste per la prima volta al nostro carnevale non si aspetta di trovare delle opere tanto grandi e macchinose, perché poi oltretutto sono tutti in movimento. Non sono dei veri e propri artisti. Non sono statici. È vero. Qui intanto, Carlotta, penso che la farina... Posso dire una cosa brutta? Cosa? Non ho mai partecipato al Carnevale di Viareggio. Male. Monica, digli qualcosa a te. No, quindi... Questo è veramente... Quindi quest'anno rimediamo. Devi venire assolutamente. Devi rimediare. Devi rimediare. Non hai scuse, devi rimediare, devi venire e anche te rimanere proprio estasiata come ci sto. Pubblico che viene ormai. Te l'abbiamo detto. Inizierà tra qualche ora. Esatto. Tra 2 giorni. Sabato 4. Fino al 25. Tutto il mese di febbraio, compreso il martedì grasso e il giovedì grasso. Quindi abbiamo... Martedì 21 e sabato e giovedì 16. Benissimo. Mm-hmm. Diciamo a casa che con le fruste elettriche sarebbe meglio. Però ma noi ci... Un po' di palestra, anche vero? Acciaio, eh? Sì, non l'ho trovata in cucina la frusta d'acciaio, ma... A che punto siamo, Giovanni? Scusa. Ti aiuto, dai. Vai, versamela a filo. Come... Così va bene. Benissimo, Carlotta. Ora ti bacchetto, il sale lo hai messo. Brava, grazie Monica, ammesso. grazie mille. Prossimo passaggio. Un dolce senza sale non sa di dolce. Brava. Beh, visto? Un dolce senza sale. Sì. E tu sei dolce, Carlotta? Io sono dolcissima. Ma zitta, bugiarda. Dolcissima è il mio secondo nome. Bugiarda, come i soldi del Monopoli, sei. Bugiarda, finta. Non è vero, su questo no. Ma non è vero. Eh? Tu sei dolce. Sì, come la carta vetra. Beh. Continuiamo a aggiungere latte, va? Sì, sempre a filo. Vero? Sì, fino a che non otteniamo un composto
omogeneo. Dopodiché cosa succederà? Friggerai. Chi? Tu. Io? Sì, tu. C'è un grembiulino, Lori, un grembiulino. No, Lori, nessun grembiulino. Assolutamente, devi arrivare a casa che puzza ciao, di fritto. Ciao, vestitino. Ciao, vestitino. Di grazie a Firenze. Grazie, grazie a Firenze. Anch'io vestitino, grazie a Firenze, per favore. A portare in lavanderia. Che già mi hanno detto che il mio maglione è troppo pacchiano. Continuiamo? Vabbè, in tema carnevale il tuo maglione, e a proposito, no? Bello, bello colorato. Sì, il latte, amore. Ah, scusa, il latte già. Boh. Ma te hai pensato a quello che sarà il costume? No, 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 io no, perché non sono capace. Poi, guarda, ma come fa? Guarda la bellezza delle nostre maschere di Burlamacca e Ondina. Come faccio io a paragonarmi a loro? Guarda che meraviglia. Sono bellissime. Che poi loro sono a disposizione del pubblico durante tutti i corsi. Esatto. Sono maschere fantastiche, perché sia il nostro Burlamacco che la nostra Ondina hanno una pazienza infinita. Ma perché immagino quante non, foto. Bravo, esatto. Non, è inimmaginabile pensare quanti bimbi fermano Burlamacco e Ondina per farsi la foto, per avere un ricordo insieme a loro, perché sono i loro beniamini, no? Sono le maschere di Viareggio. Poi, bimbi e non solo. Bimbi e non solo. Anche grandi. No, 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 tantissimi adulti. Tra l'altro il nostro Burlamacco e la nostra Ondina rappresentano proprio Viareggio, in quanto Burlamacco con i suoi colori rappresenta l'estate, perché quando il maestro Umberto Bonetti lo disegnò, al di là del prendere parti delle varie maschere della commedia dell'arte come il cappello, la gorgiera, il pompon, ha scelto il bianco e il rosso, gli scacchi bianchi e rossi, perché gli ombrelloni a Viareggio degli stabilimenti balneari erano a scacchi bianchi, bianchi e rossi. Bianchi e rossi, ecco perché. Quindi lui praticamente rappresenta l'estate. E lei... Ma questa? No, nemmeno no, io. Ma è qui... E la nostra Ondina, la compagna, è la villeggiante che arrivava in estate, infatti il suo abito è in realtà un costume, ecco. anni 30, come andavano, no, col gonnellino, certo. E il cappellino in realtà è la cuffietta da bagno. Quindi quante cose sono proprio stiamo una... Ma il carnevale sparando di Viareggio, perdonami Monica se prego ti interrompo, il carnevale di Viareggio è ricco di storia, sì, perché attraverso i carri, i maestri carristi esprimono un dato momento storico, che sia inerente al clima, che sia inerente, certo, alla politica. Quindi attraverso un corso di carnevale uno può vedere uno spaccato storico di quel momento. Sbaglio? No, no, verissimo. Tant'è vero che Giulio Andreotti diceva: se non sono su uno dei carri del carnevale di Viareggio vuol dire che sono finito, perché sì, per lui finito era fondamentale, voleva dire che ovviamente quello che lui faceva era importante, veniva letto comunque anche in modo satirico, ma veniva letto e quindi riconosciuto, no? Riconosciuto, anche, esatto. Quindi sì, prossimo anno io e Carlotta su un carro di carnevale. Assolutamente. Potevamo pensarci. Potevi dirmelo prima, penso tutto, no, io. Te potevi dirmelo come, prima. Come ho fatto tutto io questa ricetta. Comunque guardate. Non è vero, bugiardo. Comunque guardate bene che bel composto. Monica, è bello. Bellissimo. Quindi ho al versato momento il latte. No, ho versato, no, il latte. No, lei ha versato il latte. Ecco. Qualcosa... Io senza la Carlotta sarei perso. È vero? Verissimo, non verissimo. Puoi dire in altro modo. Quindi a questo punto, allora, andiamo avanti. Andiamo avanti, in realtà sì, abbiamo... Sì, qua è parlare, ma il tempo passa. Ho capito, vola. Però è un argomento bello, a noi caro, quindi merita, ecco, merita. Comunque, queste qui si chiamano anche frittelle al cucchiaio, perché al una cucchiaio volta finito il composto, possiamo passare già alla parte della frittura. Benissimo, non vedevo l'ora. Come la pappa luccorosa. Non c'è Ivan, ma ci sono io oggi. Sì, guarda, guarda, non lo so chi è peggio fra te e Ivan. Ivan che ci segue a casa, gli fai il cuoricino, Ivan. Ciao, ecco. Ivan, è tutto per te questo cuore. Allora, quindi l'olio abbiamo cominciato a scaldarlo, aumentiamo la temperatura. Lo alziamo. Alziamo. Fino a quanti gradi deve arrivare, Carlotta? Te l'ho detto prima? Non me lo ricordo. Te l'ho detto prima. Non me lo ricordo. 170 gradi. Gradi. E se non avete un termometro a casa? Come si fa? Con lo stecchino da denti. Brava Monica. Dai, perché mi devi sgridare?
quando fa le bollicine è pronto. Brava Monica, guarda. Ecco. Ma perché io non le so queste cose? Ah, no, guarda che conosci tu, no, conosci tu una rubrica di cucina, non io, eh? Cioè, esatto, io faccio cucina. Però non cucino. Però non cucino. Ho capito, ma la teoria, almeno la teoria. 170 gradi. Ora, lo dici ora. Allora, guardiamo se il nostro olio fa le bollicine. Allora, in questo caso abbiamo un piano a induzione, se no la fiamma medio-alta. Sì, va bene. Ecco. Comunque, come dice giustamente la Monica, quando fa le bollicine è pronto. Le fa o non le fa queste bollicine? E non le vedo perché c'è ombra. Secondo me non le fa, quindi si alza. Non ancora. Non ancora. Si alza, vai. 8. Mamma che fatica. A 9, vai. Oh, senti, guarda, è partito, lo senti? Sì, senti? Sì. Ah, li so, io cucino a casa, eh? Io no. E vabbè, dai. Ci siamo. Quindi, ci siamo. A proposito di questa bellissima storia legata al carnevale, qualcos'altro da sapere, dato che siamo davvero curiosi. Dunque, quest'anno è il 150esimo anno, quindi un anno veramente importante. Importante per tante cose, importante perché è anche il primo carnevale dopo quel brutto periodo passato da 2 anni a questa parte, dove anche il pubblico purtroppo non è riuscito, diciamo, ad essere accontentato in toto, perché avevamo comunque delle restrizioni e quindi diciamo è stato a pubblico limitato. Quest'anno c'è una gran voglia di divertimento, una gran voglia di carnevale. Proprio per questo abbiamo avuto anche appunto richieste e adesioni per le manifestazioni extra corso, come appunto accennavo prima, dei concerti, mostre, abbiamo inaugurato una mostra sabato, una mostra che è una cosa fantastica, sono una settantina di opere tra dipinti, stampe e incisioni, che sono opere che provengono dai più grandi musei, diciamo, della nostra nazione, quindi dagli Uffizi ai musei di Roma, quindi sono opere veramente eccezionali. Questa mostra è in essere proprio alla GAMC, che è la Galleria di Arte Moderna e Contemporanea, prospiciente Piazza Mazzini, per cui chiunque venga anche al carnevale, proprio a 4 metri dall'ingresso, può accedere alla mostra e ne vale veramente la pena. Esatto, perché il carnevale non è soltanto il divertimento, ma è, diciamo, soprattutto cultura. Perché anche i nostri maestri, nonostante facciano queste opere comunque divertenti, ma operano comunque una satira sia politica che di costume, prendendo in giro anche i temi più seri, ma in maniera veramente artistica. Ma a proposito di arte, no, Giovanni? Sì? Non devono essere così storte queste frittelle. Sì. Fallo te. Ci allora, provo. Al cucchiaio. Non ho mai fatto una frittella in vita mia, eh. Vai. Così? Sì, e poi devi buttarlo dentro e pulire col cucchiaino, vai. Ok. Giù. Mi sa che i nostri colleghi dietro di noi non mangeranno le frittelle. Continui te, quindi? Continuo, no! Io, vado. Vai. Aspetta, dai, era la prima. Vai. La prima è sempre un pochino più sfortunata, no, delle altre. Ci riproviamo, ok? Uno, due. Giù. Questa è più carina, dai. Che dici? Non ti dico cosa sembra. Un cuore. Oh, ho visto Ondina. Ho visto Ondina ridere. Cosa sembra? Un quadro. Vero. Un'opera d'arte. Un'opera d'arte. Spazio all'immaginazione, vero? Vai giù. Vai. Aspettiamo un secondo. Aspettiamo. Quante ne dobbiamo fare? E intanto diamola via a quando questi. Quando tirare fuori queste? Quando si gonfiano e sono dorate. No, io immagino quante risate si starà facendo adesso Ivan in questo momento. Ivan è invidioso che non è qui con noi. Però basta, aspetta che già non ci stanno più. Quindi aspettiamo. Glielo dici te dietro che rimarranno delusi che le frittelle non le mangiano? No, guarda. Beh, c'è la pasticceria qui di fronte. Esatto, c'è la pasticceria qua di fronte. Gli porti un cabaret e...
No, però no, no, guarda, avete poca fede, guarda, guarda, guarda. E invece guarda, stanno gonfiando. Dammi 5. Se saresti mai aspettata, no, te, hai visto? Quindi senti come si buttano via dietro. Dopo la pasta al pomodoro, le frittelle di carnevale. Ma soprattutto la domanda è questa: sì? E tra 2 settimane? Guarda, abbiamo avuto un'idea di là che te non puoi capire. Guarda, preparati. Non venire così succinta la prossima volta, perché mi cambio. Sì, conviene in tuta. In tuta? Come faccio? Mi cambio per la cucina. Ti cambi per... Guarda che la signora Maria non è così a casa, eh? La signora Maria è un pochino più comoda, quindi... Signora Maria, li vogliamo salutare tutti i tadaisti all'ascolto? Sì, salutiamoli tutti! Tutti! Ciao! Ciao, signora Maria! E il signor Mario. E il signor Mario. Perché Mario, perché? Perché Mario? Maria e Mario. Perché si... Maria e Mario. Perché si dice... Perché secondo te si dice signora Maria? Perché diciamo signora Maria? Voi lo sapete? No. Quante domande oggi? È vero. Sono un fiume in piena. Quindi? Perché? Cosa? Perché si dice signora Maria? Perché è un bel nome, tondo, suona bene. C'è la Giulia laggiù, sta guardando. La nostra Giulia Santini. Ci sono tutte oggi. La nostra Giulia, la nostra Diletta, la nostra Lori. Tutte. Allora, tutte. Pronte tutte ad assaggiare queste frittelle, quindi no, le vogliamo tirare fuori. È presto. Dovrebbero essere dorate. Dorate, invece sono? È un po' anemico. Un po'... Guarda, questa si sta dorando. Questa, quella lì è pronta, vedi? È pronta. Quindi tutti al carnevale di Viareggio. Dal 4 al 25. Sul carri... track di Lube Cucine Viareggio. Dove esattamente? Allora, il track, allora, il negozio è in via Cei 30, non si può sbagliare, tra l'Esselunga e la stazione, mentre invece il nostro track è in piazza Mazzini, quello bellissimo a 2 piani. Quindi vi aspettiamo tutti, siete tutti i nostri cucine. Ospiti. Che cucine! Cucine più belle del mondo. Le cucine più belle del mondo. Su questo c'hai ragione. Sono belle, eh. Te le hai viste, non sei belle cucine. Sì. Perché ero presente alla vostra inaugurazione di Firenze. Esatto. E adesso poi te le fai tutte. Mano a mano che apriamo, ti fai tutte le inaugurazioni. Tutto, giusto? Il tour faccio. Quando vengo ora al carnevale, vengo a trovarvi, eh. Volentieri. Bene. Sei ospite nostra di Monica sul track. Sì. Assolutamente. Carri, maschera, musica, divertimento. Cultura e cucina anche. Esatto. Quindi questo che è... Che vi ricordo, dovete comprare numerosi. Dovete comprare le cucine da Lube Cucine Viareggio. Tanto per... In poche parole, una minaccia, no. No, che c'entra? Siamo bravi. È vero. Siamo più bravi a disegnare e a vendervi le cucine che a cucinare. Fra due settimane... Vedrai, spoilerà più così, dimmi. Puoi spoilerare qualcosa? No, che cosa succederà tra 2 settimane? È una famosissima ricetta random. Ti dico che è una ricetta random, a sorpresa. Non si possono fare riferimenti ad altri programmi, vero? No. Niente. No. Ci vuoi essere tra 2 settimane? Chi? Te. Quindi non li facciamo i riferimenti ad altri programmi. Già dopo la gaffe dell'altra volta, di quella città che tutti mi hanno ripreso, perché hai detto quella cosa? Che è sudicia? Perché? Perché stanno attenti, ascoltano e sono lì pronti a riprendere subito, hai visto? Una guerra diplomatica. Allora, intanto 1, 2, 3, 4, 5 sono pronte. Quindi allora, 5 di noi mangeranno. Manca un minutino, noi andiamo allora, avanti. Guarda, questo è davvero un cuore, visto? Certo, amore. C'è anche il cuore. Allora io direi così. Noi andiamo avanti. Andiamo avanti. Il passaggio successivo, voi immaginate le belle dorate belle, e dorate. Gonfie. Immaginazione, e anche, ma soprattutto gonfie. Queste vanno passate, sì, nello zucchero. Questa è la più carina, questa. Sì. Anche se non è bella. Ti stavo dando il cucchiaio. No, tanto sono... Già era poco gonfia. Adesso lo è meno. Buttali lì, portiamo a casa la puntata. No, di là! Un disastro.
sono un disastro, vero? E quella che ha detto il giornalista, la giustizia, ha guardato malissimo. Ha detto, ma puzza tutto di fritto qui e non si mangia comunque neanche. Scatterò la foto che sarà postata sui nostri profili ufficiali, no, di Area TV 38, anche sui vostri, vero? Ma nelle storie. Io direi così, io direi. Perché avete i vostri contatti social. Abbiamo i nostri contatti social, ma io non la posterei la foto, ma ricorderei l'appuntamento il 4. Benissimo, dal 4 al 25, tutti al Carnevale di Viareggio. Monica, grazie per essere stata grazie, con noi. Grazie a te davvero. E ti aspettiamo. Grazie alle due bellissime maschere che ci hanno tenuto in compagnia, grazie mille. E soprattutto grazie al nostro Giovanni, il nostro chef all'occasione. Grazie mille a te, Carlotta. Ci rivediamo tra due. Fra due settimane. Tra due settimane. Non pensavo con due minuti. Era spaventatissimo. Con la sorpresona. Random. Random, random. E adesso spazio all'informazione con il nostro TG della Toscana. E noi ci rivediamo domani con Tadà, 17:15 puntuali. Ciao e buona serata a tutti.